con Beppe Grillo. Sei in linea? Sì, eccoci qui con Beppe Grillo. Che siamo in linea perfettamente. Ci siamo nascosti. Mi sono nascosto perché una folla così, io non so mai chi mi viene di fronte, sono magari gli italiani quelli che non la pensano proprio così, e quindi ho fatto un giretto, una meraviglia, sono venuto solo a condividere, neanche a gustarmi tutta questa palla, a condividere questa situazione che è straordinaria, perché è un cambiamento di visuale del mondo. Si può fare il referendum? Ma certo, si può fare, noi l'abbiamo chiesto, abbiamo altri problemi perché noi abbiamo una Costituzione diversa, però il senso è che si sta decidendo qualcosa, a prescindere di politica vera, di politica geopolitica, che non ha niente a che vedere con la finanza e l'economia, è geopolitica, cioè cominciare a ragionare al di fuori di gente che con la politica non c'entra niente, che sono i banchieri. Non puoi andare a parlare uno che fa politica e ha una carica politica con uno di queste persone che non sono state elette da nessuno. Questa è democrazia diretta. Poi condividere o non condividere le idee della sinistra è un'altra cosa. Noi condividiamo questi strumenti che sono la base della nostra politica, del nostro movimento, che non ha niente a che vedere con destra, sinistra, ma ha a che vedere con questi strumenti. Per la prima volta i banchieri si faranno una riflessione, la Merkel farà una riflessione e vedremo se continuare la Grecia a far dilazionare il debito. Ormai il debito non va ripreso indietro, c'è una creditocrazia, che io ti do dei soldi, una volta che ti prestavo dei soldi tu me li volevi dare indietro e me li davi indietro, adesso io non voglio che tu mi dia indietro i soldi, io voglio gli interessi sugli interessi, sugli interessi composti, e ti prendo il tempo, la tua vita, il tuo tempo e il tempo dei tuoi figli e dei tuoi e delle tue generazioni. Funziona così, questo sistema sta collassando ed comincia dalla Grecia, che è quella meno europea di tutti. Perché se tu prendi un greco non ha niente di europeo, è più russo, è ortodosso, è più orientale che di qua. Ma la culla, qui hanno un complesso pazzesco, sono la culla, hanno inventato la democrazia in Grecia e sentono questo peso. Perché sono infelici i greci? Felici di essere infelici, perché sanno che vivono fuori dalla realtà con questa cappa della grande cultura, della grande democrazia, e non riescono a farci. Ma questi fronte. Banchieri cattivi, non c'è responsabilità di chi si è fatto dare questi benedetti prestiti? Il banchiere non è né buono né cattivo, è un banchiere. Un banchiere vuole dei profitti, ha una SPA. Quindi non è questione di pretendere che un banchiere faccia una scelta politica. I banchieri a fare scelte politiche non ci devono stare, e l'inizio è questo. Quindi io sono venuto molto umilmente, perché rasento le piazze, perché non voglio che la gente pensi che sono qua a crogiolarmi nel grande successo. Godo internamente di questa roba, della gente, perché c'era piena di gente, pieno di turisti, pieno di italiani, pieno di greci, pieno di tedeschi. Sono venuti tutti qua a gioire col popolo greco per questa cosa. Lei dice referendum e va bene, ma domani che lo fate? Poi lei perché vota? Per uscire dall'euro, per uscire dall'Unione Noi Europea? Noi abbiamo fatto una cosa molto più chiara, che poi dovrà affrontare anche questo governo, diciamo, greco. Noi chiediamo, visto che non ce l'ha chiesto quando siamo entrati nell'euro, se il popolo italiano è a favore o no di rimanere nell'euro. Quindi, domanda precisa, cioè state un passo più avanti. Noi abbiamo raccolto le firme per la legge popolare, è più difficile, perché noi dobbiamo fare una legge che modifichi un po' la Costituzione, come è stato fatto nell'89, non è impossibile. Quindi vedremo poi in Italia chi ha fatto le campagne politiche a favore contro l'euro, se sarà veramente contro l'euro. Ma l'euro è un'illusione. È un'illusione, guardate che siamo dentro qualcosa di strano, che nessuno riesce più a capire. È la complessità di questa cosa. Poi è molto semplice, un debito o non lo paghi, oppure affronti delle cose in un altro modo, non è che puoi dilazionare. Loro vivono nella dilazione, vivono nel tempo, di andare avanti col tempo, andare avanti col debito e andare avanti con l'interesse. E quindi crescita non ce n'è, devi disfarti di tutto quello che sta succedendo. E quindi che facciamo? Usciamo dall'euro, e la sua proposta è la decrescita felice, cioè l'impoverimento. Perché un italiano dovrebbe dire? Ma chi l'ha detto che è una decrescita? Chi l'ha detto che è impoverimento? Perché?
perché c'è questo terrorismo? Guardate che una forma di contro la democrazia è la vostra informazione, è l'informazione che hanno fatto ci qua spieghi. Per il terrore che hanno indotto le persone. Qua non ci sono cadute. Qui la gente è andata a votare quello che sentiva di votare, l'ha fatto, ma con un'informazione che era incredibile. Se fate così, chissà, andate contro un muro. Tutti i media italiani a dire se uscite dall'euro è una disgrazia, ma quando Krugman, quando Stiglitz, quando premi Nobel dicono fatelo il prima possibile, non uscire, ma il prima possibile. Ma guardate che poi magari sarà di una semplicità estrema. Soffriremo tutti insieme un annetto e mezzo, ma non questa roba che non hai più nessun tipo di sovranità, né fiscale perché ti hanno messo i parametri, hai la sovranità alimentare e devi allora importare prodotti i tuoi, magari non li riesci a vendere. Sei dentro una cappa di regolamenti e di situazioni che non ne puoi più uscire, se ne esci in blocco. Si dice adesso la Grecia è l'esempio per gli altri paesi, ma se adesso la Grecia, domani la Grecia è fuori dall'euro e l'economia si riprende, va bene, ma se invece va giù, che esempio è? Ma chi le dà? È una scelta che ha fatto il popolo greco. Lo sanno che non vanno non gli aspetta un futuro straordinario, però gli aspetta un futuro con delle prospettive, però. Così non ce l'hanno le prospettive. Così soffriranno un po' di più, poi con il turismo, con quello che hanno, perché questo isole, turismo, è una meraviglia, e sono 8 milioni, non sono 60, si ritirerebbero su sicuramente dopo un certo periodo di disagio. Ci sarà un disagio, ma c'è anche adesso, solo che adesso c'è un disagio senza speranza, e invece andiamo verso un disagio con speranza. Va bene. No, Mentana, io più di così non posso, perché tutte le volte devo fare dei giri per raggiungerti in postazioni. Ma vai bene così, vai bene così. Va bene, ringraziamo Beppe Grillo, direttore, che si va a fare il suo giretto. Vediamo cosa succede.